pochi giorni a Pasquetta, che programmi ha per in vista di questa festività? Allora, innanzitutto io vengo dalla provincia di Bergamo e Rovigo è appunto la prima tappa scelta per la mostra di Kandinsky e poi ci spostiamo verso Ravenna, quindi ci fermiamo a Rovigo giusto il tempo di un bel pranzetto e la visita alla mostra. Niente di speciale, andiamo un po' al mare, un giretto sperando che la giornata sia bella e anche di grigliatina o le solite cose, un giretto in bici, un po' di sport, stare insieme agli amici e alla famiglia. E queste festività le passerò insieme ai miei parenti, andremo a mangiare nei colli, nei ristoranti e insomma così, insomma tra parenti. Comunque una Pasqua diversa rispetto alle due precedenti. Sì, una Pasqua diversa anche perché finalmente dopo 2 anni si è riusciti insomma a ritrovarsi e quindi è una bellissima Pasqua, sarà sicuramente una bellissima Pasqua diversa e finalmente dai, ritrovarsi con i parenti sarà bellissimo. La visita a una città d'arte, in questo caso Firenze. Questa volta Firenze perché dopo 2 anni di chiusura ho voglia di farmi un giro per musei.